Quali idee e concetti che derivano dalla tradizione biblica ritroviamo nei dibattiti politici attuali? Beh, per esempio il concetto di uguaglianza e di dignità umana, che attraverso il diritto biblico è entrato a far parte poi anche del diritto della Chiesa, che ha a sua volta influenzato la nascita della scienza giuridica moderna e quindi è entrato a far parte anche del diritto contemporaneo. Quali sono gli obiettivi della monografia Il Decalogo? La mia monografia ha essenzialmente due obiettivi. Il primo consiste nel recuperare le radici bibliche dell'Occidente e il secondo consiste nell'utilizzare queste radici concettuali per rispondere a problemi del tutto nuovi. Nel testo biblico possiamo trovare degli strumenti in grado di aiutarci a rispondere a problemi o questioni contemporanee, per esempio l'idea di legge, di norma, di diritto, il problema dell'uguaglianza, il problema della dignità umana. Quindi l'idea di avere un orizzonte culturale più ampio e non disporre esclusivamente della tradizione greco e latina significa avere più possibilità di dare risposte più adeguate. È corretto affermare che il testo biblico giunto a noi sia il riadattamento, sia l'elaborazione di concetti legati ad ogni epoca storica in cui l'uomo è intervenuto e che ha vissuto? Il testo biblico effettivamente nasce come risposta a problemi storici e politici del tutto contingenti, ai quali poi gli autori dei testi che sono giunti fino a noi hanno cercato di posporre su un piano religioso. Quello che a noi giunge è effettivamente il significato religioso e spirituale del testo, ma uno studio attento del testo biblico fa vedere in maniera forte questo collegamento tra riflessione religiosa e realtà contingente. E da dove è venuta l'idea di realizzare una monografia con questo obiettivo? Beh, durante i miei studi di filosofia politica mi sono resa conto che la filosofia senza la teologia mancava di una parte fondamentale, di una parte importante, proprio perché la teologia non ha avuto solo un'influenza di tipo religioso nel pensiero moderno, ma anche politico, giuridico, e quindi da qui la necessità di iniziare e completare gli studi teologici e di provare a mettere la tradizione biblica a confronto con tradizioni per noi più note, quali quella greca e quella latina. Qual è secondo lei l'aspetto più moderno della Bibbia che è giunta fino ai nostri giorni? L'aspetto più moderno della Bibbia, secondo me, è questa capacità di stimolare in continuazione domande nuove e di permettere di trovare formulazioni con risposte innovative rispetto a problemi che sembrano anche vecchi, problemi che ritornano nella storia umana, quali per esempio anche l'incontro con l'altro, con lo straniero, e quindi da qui l'elaborazione di un pensiero, di una riflessione sull'uomo che va al di là dell'identità politica di un popolo, ma che comprende la totalità di tutti gli uomini. Ecco, il suo percorso di approfondimento su queste tematiche, che cosa la porterà a studiare nel prossimo futuro o attualmente? Attualmente mi sto occupando del problema della violenza divina nell'Antico Testamento, questo perché la violenza divina spesso è stata un modo per giustificare anche la violenza tra gli uomini in chiave religiosa.